l'ultima partita dell'anno, ha finito il giorno d'andata, partita direi oggi abbastanza in scioltezza, abbiamo vinto con merito una partita mai in discussione e adesso ci aspetta una lunga pausa, chiudiamo il giorno d'andata prima in classifica, poi punti col Felino, siamo campioni d'inverno perché a differenza reti comunque ci premia, quindi insomma, possiamo dirlo, comunque siamo primi, quindi direi che prima andata non abbiamo mai perso, prima parte della stagione direi positiva. Sì, oggi, partendo dalla partita di oggi, dico, bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché c'era divario tra le due squadre, ma la bravura è stata proprio essere concentrati, determinati e cattivi come le altre partite, e questo ha messo in evidenza che comunque una differenza tecnica tra le due squadre notevole c'è. Per quanto riguarda invece la stagione, insomma, credo che dobbiamo essere contenti e soddisfatti, dati gli hai dati tu, e quindi insomma, è importante, consapevoli del fatto che è un risultato parziale, che c'è ancora tutto il girone di ritorno, però insomma, adesso abbiamo queste 3 settimane di sosta, abbiamo anche le vacanze di Natale, e quindi insomma, facciamo delle feste tranquilli e sereni, e poi dopo è chiaro che ci proiettiamo subito dopo sulla parte finale della stagione. Direi, mister, abbiamo fatto un giudizio sulla stagione, sulla squadra, è finito anche il mercato, quindi insomma ci hanno lasciato Nardi, Tognoni, è arrivato Toto, il mercato probabilmente chiuso così, e tu come lo vedi per il proseguo? Anche un giudizio, io ho dato un giudizio sulla squadra e sulla parte di stagione, adesso chiedo a te un giudizio tuo sulla parte della nostra società, su come ti sei trovato su questa parte di stagione. Mi raccomando, io ho fatto belle parole, anche tu belle parole, sentiti libero di spendere buone parole. Assolutamente, nel senso, perché guarda, io intanto parto da una convinzione che ormai sono anni che ce l'ho, e che quando le cose vanno bene, altrettanto quando le cose vanno male, ma soprattutto quando le cose vanno bene, ci sono delle scale di merito, e in primis c'è la società, quindi l'allenatore e la squadra non riescono a fare bene se non c'è alle spalle una società organizzata, solida e che ti permette di lavorare in modo tranquillo. Qui ci sono tutte queste condizioni, io sono assolutamente convinto, e l'ho detto più riprese, che questa sia una società che meriti qualcosa di più della promozione. È chiaro che adesso siamo in promozione, quindi lottiamo in questo campionato con la speranza, la voglia e la convinzione di poter accedere al campionato di eccellenza, però insomma una società che non c'è mica niente da dire, soprattutto per me come allenatore, mette a disposizione tutto, ci sono delle strutture stupende, e ogni volta che c'è un qualcosa viene risolto in un battibaleno, quindi insomma per adesso non posso che essere soddisfatto e contento. Una chiusura, siamo in 3 lì davanti. Pensi che rimarranno queste 3 fino alla fine a giocarselo il campionato, o non è finito con l'orno, potrà rientrare qualcuno si staccherà, tu cosa, come te lo immagini? No, io penso, non per supponenza, ma credo che rientrare qualcuno non sarà quasi impossibile. Io credo che queste 3 squadre rimarranno fino alla fine, perché anche se oggi il Colorno ha perso, quindi probabilmente è una brutta botta, però ha un organico, un potenziale che l'abbiamo visto, che gli permetterà di lottare fino alla fine, quindi sarà una lotta tra queste 3 e probabilmente si deciderà su pochi punti. Bene, noi comunque ci siamo lì davanti, come mi piace dirlo, siamo sempre ancora sul pezzo. Adesso ci riposiamo, buon Natale, buone feste a tutti, e poi alla ripresa andremo a Castel San Giovanni, ricominceremo tassello dopo tassello a portare avanti il nostro campionato, vediamo anche se ci saranno delle novità poi a gennaio, quello che succederà, noi andiamo avanti, noi ci siamo, ci crediamo. Piccardo prima, buon Natale a tutti. Buon Natale.